ज्र समाया माय मानो पलायाज्र सा तेनो ऋष्ट में बाव सु तो काो मैं Sopo kayo me vahava, anu me vahava, sarva siddhi me prayata, sarva karma. Sitaam sriyam koroham,

soha yamo shu de shu de soha ram ho de shu de soha la mo de shu de soha ba mo shu de Eya iară-n lamba, șude, soha, O, muni, muni, maha, muni, soha, O, ie, darma, hei, tîm,

Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione, con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Come abbiamo già visto altre volte, negli insegnamenti buddisti, l'obiettivo non è quello di ottenere conoscenza. La conoscenza è importante, sì, io sono il primo a cui mi piace imparare cose nuove, eccetera. Però la conoscenza ha un suo limite. Prima di tutto è qualcosa che io posso avere una vastissima conoscenza. Il giorno che muoio, che succede? Perdo tutto perché mica uno rinasce già con la conoscenza, no? È che c'è quello lì che ha fatto il mastering, che so che io che cosa rinasce già l'ingegnere pronto. No, la conoscenza che uno c'è quando si muore si perde. Quello che portiamo con noi sono le esperienze più profonde, non la conoscenza a livello grossolano dei concetti. Que cioè, imparare concetti è importante, sì. Però è solo un primo passo, non è il risultato finale. Non è l'obiettivo avere della conoscenza. La conoscenza è un passaggio importante, però è un passaggio. Ok? Il nostro obiettivo non è neanche quello di essere buddisti o di far parte di un gruppo che chiamiamo buddista, avere il tesserino, sono buddista. Non è quello il punto. Il punto principale è quello di cambiare, trasformare il modo in cui noi viviamo e ci relazioniamo con la realtà. Cambiare il paradigma nel quale noi viviamo. Questo che cosa vuol dire? Che ognuno di noi ha un modo di vedere la realtà. Anche se spesso noi non siamo consapevoli di questo, anche se spesso noi diciamo, ah, questa è la realtà. Se qualcuno vede diversamente, è lui che è sbagliato. Invece, ognuno di noi, quando percepisce qualunque cosa, inevitabilmente la percepisce tramite la propria visione. Perciò abbiamo una visione. Il punto non è anche avere la visione giusta o la visione sbagliata unicamente, perché ci sono più visioni che sono corrette. Il punto è avere una visione di mondo, avere gli aspetti come noi percepiamo il mondo che siano coerenti e che ci aiutino a soffrire meno e di poter dopo aiutare gli altri a, soffrire, a uscire dalla sofferenza. E questo è l'obiettivo alla fine. Perciò, per fare in modo che la conoscenza non rimanga unicamente conoscenza, ma che venga a far parte della nostra vita, dobbiamo fare un percorso fatto in tre parti, che è... Prima di tutto imparare, che vuol dire ascoltare, imparare. Secondo punto, comprendere, arrivare a non avere più dubbi su quell'argomento. E il terzo punto, meditare. Meditare vuol dire dobbiamo autoindurci a stati di coscienza che non vengono in un modo naturale ed spontaneo a. a, 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 a percezioni, a emozioni, andiamo a autoindurci all'amore, alla pazienza, alla consapevolezza della preziosità di questa vita, alla percezione dell'impermanenza, cose che non vengono in un modo naturale ed è spontaneo, noi dobbiamo andiamo a autoindurci in questi stati, in modo che successivamente possano nascere in un modo naturale ed è spontaneo. È come per esempio andare a suonare uno strumento. All'inizio, quando si va a suonare lo strumento, io posso aver studiato per degli anni tutta la teoria di come si suona il violino. Se non prendo il violino in mano, non riuscirò mica a suonarlo. E, quando, e anche con tutta la conoscenza, quando prenderò il violino in mano ci vorrà un bel po' finché non esce qualcosa di decente. Quindi quello che succede che è che cos'è? E dopo con la pratica, suonando, 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 con qualcuno che mi guidi nel modo giusto, ovviamente facendo la cosa giusta, piano piano succede che arriva un momento in cui non devo neanche più pensarci, diventa naturale ed è spontaneo. Perciò ci sono alcuni concetti, alcuni stati interiori che ci aiutano a vivere meglio e ad aiutare gli altri. Quindi gradualmente, per esempio oggi si va a vedere, la domanda di oggi del testo riguarda eh, la preziosità di questa vita, quindi la consapevolezza della preziosità di questa vita, poi dopo quello punto successivo è l'impermanenza. Noi di solito questa consapevolezza non abbiamo. Perciò cosa dobbiamo fare? Dobbiamo autoindurci a questa consapevolezza in modo che poi dopo sorga in un modo naturale ed spontaneo. Okay? Quindi questo è un po' il processo. Per questo, che la meditazione non è unicamente sedersi, osservare la respirazione e cercare di raggiungere uno stato di equilibrio, di calma, di pace. Questo va benissimo, e è necessario. Però questa è una parte della meditazione. Poi ci sono altri tipi di meditazione, come per esempio meditare sulla preziosità di questa vita. Ieri abbiamo visto la meditare su come affidarsi correttamente al guru, che la, tramite la pratica del guru yoga. Sono diversi passaggi nel sentiero. E questi passaggi nel sentiero non sono cose tecniche che dobbiamo fare, ma è un processo di qualità interiore che dobbiamo sviluppare. Ok? Perciò andiamo alla domanda di oggi. Quindi andiamo adesso alla, alla domanda numero 18. Come sappiamo, stiamo vedendo questo testo che è stato scritto dall'Amazon K. L'Amazon K, questo importantissimo maestro che ha vissuto nel XIV secolo, è stato il fondatore della nostra tradizione e un maestro eccellente in ogni aspetto. E ha fatto questo testo di domande nella quale dice, ok, se qualcuno vuole praticare correttamente il sentiero della meditazione del buddismo, deve saper rispondere a queste domande. E quindi ci pone queste domande, alcune sono più facili, altre sono più difficili. E per fortuna abbiamo le risposte che sono state date ufficialmente dopo da Penchenlo Sanciughi-Galzen nel XVI secolo. Quindi è passato un po' di tempo finché qualcuno ha avuto diciamo la capacità di dare delle risposte ufficiali a queste domande. Noi abbiamo preso il testo e inserito uno insieme con l'altro, okay? Perciò andiamo alla domanda numero 18. Quindi andiamo alla domanda numero 18, che è molto semplice in realtà e dice: "She anten sangi gom chemba <susurra> pel chewa del pe La c'su cebran nawe na

Per cui vorrei porre le seguenti domande. Ossia, spesso veniva detto no, ma meditare sulla preziosità di questa vita, ma questo è facile, la impermanenza, ma queste sono cose facili. Io voglio fare pratiche più elev elevate, più importanti. Certe volte si finisce a, a sottovalutare questi aspetti della pratica che sono molto importanti. Visto che tutta una cosa. La Madhvamma chiede in generale: lo scopo di tutta la pratica virtuosa che facciamo, tutte le azioni virtuose che compiamo, tutta la pratica del Dharma dovrebbe valere la pena solo per il nostro progresso da qualsiasi livello a breve termine verso il lungo termine, dall'attraversamento del samsara per il raggiungere lo stato della completa illuminazione. Ossia in generale, qualunque pratica del Dharma andiamo a fare. Il suo obiettivo principale è farci uscire dal ciclo di sofferenza e, in ultima analisi, raggiungere l'illuminazione per aiutare gli altri esseri. Aiutarci a soffrire meno adesso, a una buona rinascita, a medio termine uscire dal samsara, a lungo termine raggiungere l'illuminazione per aiutare gli altri. Questo è l'obiettivo in generale di tutte le pratiche. Però, se è così... Ci dovrebbe essere un particolare effetto derivante dal meditare su solo questi due argomenti, quindi la preziosità della rinascita umana e l'impermanenza. Perciò questo beneficio, perché medito sull'impermanenza, sulla di questa vita? Che voglio uscire dal samsara, questa è la ragione generica, generale, ma lo specifico, qual è il beneficio specifico di queste due meditazioni? Un grande risultato indipendentemente dal proprio livello, ossia indipendentemente dal livello di meditazione in cui noi ci troviamo. Qual è la ragione per la quale si deve meditare nella preziosità della rinascita e nell'impermanenza? Quali sono questi risultati? Ok, andiamo quindi alla domanda 19, che dice. Telgior gomna, taludan, giorlu tek, tamgior djubla, gompe, tal, djungien, ciuden, giorbalak. Perciò la domanda dice, se loro dovrebbero, uh, se loro davvero medita meditavano, sul prezioso corpo umano, se uno medita sulla preziosa rinascita umana, in che modo questa vita, questa rinascita è dotata di libertà e di ricchezze? Quindi, che cosa vuol dire? Se si va a meditare effettivamente sulla preziosa rinascita umana, che cosa si intende per libertà e che cosa si intende per ricchezze? Qual è il modo di meditare su questo? Il primo punto è che cosa intendiamo dire per libertà? Libertà vuol dire avere il tempo, avere la possibilità di praticare il Dharma. E la risposta dice, no? Al corpo umano è attribuita la libertà per il fatto di avere il tempo per praticare il Dharma, a ricchezze per il fatto di avere le dieci condizioni favorevoli. Andiamo a vedere che cosa vuol dire questo. Si dice che questa vita che noi abbiamo è rara e preziosa. Okay? Il fatto che qualcosa sia raro non è niente di così speciale. Beh, non è perché qualcosa sia raro che necessariamente sia prezioso, ci sono delle malattie rarissime, è meglio non averle. Okay? Perciò questa vita è rara e allo stesso tempo è preziosa. Cerchiamo di capire prima di tutto perché è rara questa vita. Prendiamo in considerazione questo pianeta. Sia quello che noi siamo capaci di vedere, di conoscere, di arrivare tramite la conoscenza che abbiamo dei nostri sensi. E parliamo del reame umano, lasciamo stare per un attimo i sei reami di esistenza e tutto il resto, parliamo del reame umano. Quanti siamo oggi su questo pianeta circa? 7 miliardi? Che okay, così si dice? Io non li ho mai contati, però credo che di quello che ho capito io siamo intorno a 7 Se qualcuno mi avesse detto oh, 10 miliardi. Avrei detto sì lo stesso, eh? sinceramente. Però va bene. Diciamo che siamo 7 miliardi. Ok? Di questi 7 miliardi, seguendo sempre le indicazioni che vengono date dalle Nazioni Unite e così via, si dice che circa 2 miliardi e mezzo delle persone che vivono in questo pianeta vivono sotto la linea della povertà. Sono troppi. Che cosa vuol dire vivere sotto la linea della povertà? Vuol dire non aver da mangiare. Vuol dire svegliarsi con fame, passare la giornata con fame, andare a dormire con fame, non poter curare la propria salute quando ha una malattia anche per il più banale che possa essere. Non poter proteggersi dal freddo, non poter proteggersi dal caldo, spesso non aver acqua. Adesso mi sono ricordato, mentre dicevo questo, una persona che è andata a lavorare nel sud del Sudan e lì diceva che per le persone che lavoravano per le Nazioni Unite, quindi avevano una situazione comunque molto agiata, all'interno protetta, avevano al giorno un litro d'acqua per lavarsi, bere, per tutto. Figuriamoci la gente che vive lì. Perciò quello che succede che cos'è? Se noi osserviamo, c'è tanta gente in questa situazione, però adesso facciamo un'altra riflessione. Se io prendo la mano e mi metto la mano dove c'è la chiusura della porta, il, come si chiama? No, non il battente, dove, dove si piega lo stipide della porta e qualcuno comincia a chiudere la porta. Fa male, molto male. Immaginiamo la mano è lì la porta cominciamo a sentire il crack nelle dita, cominciamo a fare un dolore allucinante, cosa succede a quel punto? Riusciamo, mentre ci abbiamo la mano lì con quel dolore allucinante, riusciamo a fermarci per meditare sulla pazienza, l'importanza di amare l'altro, la preziosità di questa vita, riflettere sulla spiritualità, meditare sull'amore? Ci vuole vera, non è impossibile, però è estremamente difficile. Ok? Quando abbiamo un dolore così forte, qual è l'unico pensiero in quel momento? Togliere il dolore, togliere la mano da lì. E se c'è qualcuno vicino che sta trattenendo la porta e io riesco ad arrivarci con l'altra mano? Proverò a fermarlo. Ok? Questa è la normalità. Tutti noi. Perciò e no? anche quel proverbio italiano l'occasione fa l'uomo ladro io mi sono ricordato adesso Sono tornato di viaggio dal Brasile arrivato a Malpensa era quell'epoca che a Malpensa non c'erano i carrelli per le valigie, erano una rarità rari e preziosi i carrelli per le valigie a Malpensa arrivo lì, io per fortuna avevo un po' di valigie però sono riuscito insieme con le rotelle e così via, per portarmele senza carrello, e vedo una situazione che ho stato a osservarlo un po'. C'era un gruppo di persone, tutti vestiti molto bene, signore, tutti molto per bene, arrivati da viaggio e così di qua, che erano lì con tutte queste bellissime valigie tutto, tante valigie, non senza carrelli, aspettando i carrelli. A un certo punto arrivano circa cinque carrelli, per una ventina di persone almeno che erano lì. Si sono cominciati a tirarsi i careli da una parte e dall'altra, oh. a litigare tra di loro e vedevi queste persone super vestite bene, questi signori, signore, ci... che stavano lì litigando a parolacce per i careli. L'occasione fa l'uomo ladro. Immagina se uno non ha da mangiare cosa non può fare, dove può arrivare. Se uno si mette a litigare in questo modo per un carrello perché non ha voglia di aspettare altri 30 minuti finché arrivi un altro, figuriamoci quando non c'è da bere, quando non c'è da mangiare, quando c'è pericolo di vita e tutto il resto cosa l'uomo non può fare? Perciò tanti di noi non è che siamo molto meglio di altri, semplicemente non viviamo in certe condizioni. Eh. Questa è solo una riflessione in mezzo. Okay? Il punto non è questo adesso. Il punto è che se noi ci troviamo in una condizione difficile, non c'è spazio mentale, peraltro. Se uno si sveglia nel dolore, vive nel dolore, va a dormire nel dolore. Quando riesce a dormire? Non ha spazio per altro. Esistono eccezioni, ovviamente, però sono delle eccezioni rare. In generale non si riesce. Perciò siamo liberi da queste condizioni o no? Abbiamo il minimo necessario materialmente, no? Quindi siamo liberi qua. Prima libertà. Libertà. Seconda cosa, ci sono circa un altro due miliardi di persone almeno, se non di più, che vivono in questo pianeta appena appena sopra, sopra la linea della povertà, che vuol dire vivono per sopravvivere. Passano quelle 16 ore al giorno lavorando, chissà quante, non hanno il giorno libero piuttosto che, ma passano anche quando hanno il giorno libero, passano la vita a fare che cosa? Lavorare per sopravvivere, vivere per sopravvivere. La vita gira intorno a che cosa? Pagarsi i conti, trovare da mangiare, a pagare un posto dove vivere, lavorare per quello e si vive per sopravvivere. E sono tantissimi quelli che vivono in quello stato anche. Questo cosa vuol dire? Non avere il tempo, lo spazio per fare altro, interiormente anche. E sono tantissimi. Poi, se togliamo questi circa 4 miliardi, 5 miliardi che vivono tra la povertà totale e la pena sopra la povertà, la sopravvivenza, e rimangono quei circa 2 miliardi, okay, all'interno di questi 2 miliardi se questi sono i numeri giusti, eh? esiste una quantità enorme che sono, che siamo, ma diciamo che sono, schiavi del denaro, schiavi dei piaceri, schiavi del potere, dell'immagine. Quanta gente esiste che avrebbe lo spazio per dedicarsi a qualcosa di diverso? come un sentiero spirituale, al di là della religione che sia. Perché c'è tantissimo, una cosa è la gente che segue una religione, un'altra cosa è la gente che segue un sentiero spirituale. Eh? Non è perché una persona sia religiosa che necessariamente sia spirituale. Se noi prendessimo tutte le preghiere che vengono fatte nel mondo, in tutte le religioni, facessimo un censimento, quante preghiere sono fatte per ragioni spirituali e quante per ragioni mondane? Quante persone fanno preghiere? Oh Dio, bu... Non importa il nome che faccio, possa io avere più pazienza, equilibrio, gioia, possa io sviluppare una mente di grande equanimità e amore per tutti gli esseri e avere una saggezza che comprende la natura di ogni cosa. E quante persone fanno le preghiera? Sono malato, aiutami, ho bisogno di guarire la malattia. C'è il lavoro, c'è questo problema. Voglio eh, il matrimonio, voglio trovarmi l'anima gemella piuttosto che quale delle due c'è di più? La seconda. Quindi, quanti sono quelli che vivono la religione, usano metodi spirituali per ragioni mondane? Tantissimi. Il problema non è nessun problema con questo, il problema è quando rimaniamo intrappolati in questa realtà. Ossia, uno diventa schiavo del denaro, cosa succede? Più, ne, più uno ne ottiene, più ne ha bisogno. Questa volta in Brasile è una cosa che, facendo la vita come l'ama così, io vedo tante persone di ogni genere, di solito le persone vengono da me per parlare delle loro difficoltà. Il no? 95% dei casi, mettiamola così. Io ho avuto in questo periodo, durante un periodo breve di tempo, l'opportunità di essere in contatto con persone dei più diversi livelli, dei due estremi. Diciamo, della periferia, gente estremamente povera, e tra i dieci più ricchi del paese, mettiamolo così. Gente con tanto potere, con tanto denaro. E la realtà è che i problemi sono gli stessi, sia da una parte che dall'altra. Alla fine sono principalmente i problemi dove sono? Relazionamenti, i rapporti interpersonali. Questo è dove ci sono la più grande quantità di problemi. Anche parlando una volta con mia madre, che fa la psicologa dei pazienti terminali principalmente, uno immagina quando la persona è vicina alla morte, il problema principale qual è? La malattia, il dolore, la morte? No. Uno arriva perché c'è quel problema, ma qual è la più grande sofferenza? I rapporti interpersonali. Questo è quello che succede. No, perché mio marito, perché la mia moglie, perché il mio padre, perché il mio figlio? È sempre lì. Gira, rigira. Ritorniamo sempre lì. Poco tempo fa anche una persona, una situazione estremamente difficile fisicamente, a cui anche dedico le mie preghiere, è venuta a parlarmi. Non è che ha parlato del fatto che deve fare la dialisi, piuttosto che deve fare di qua e di là, che ha mille problemi di salute veramente pesanti. No, la sua più grande preoccupazione e problema è il rapporto col marito, che gli rompe le scatole di troppo, perché non ce la fa più di qua, perché c'è quello di là. Quello che succede è che noi siamo semplici esseri umani. Gira e rigira, i problemi sono gli stessi. Perciò ottenere una grande ricchezza materiale risolve no. la sofferenza? No. Effettivamente. Più ne ho, più ne ho bisogno. Più ho, più necessità vado a crearmi. Questo è un fatto. Okay? Il potere. Più ne ottengo più ne ho bisogno. Esistono anche nella storia persone che hanno cominciato un processo anche buono, ma che successivamente per così tanto attaccamento al potere e incapacità di molarlo, sono diventati dei brutti dittatori. Per la incapacità di molare il potere. I piaceri. Quando noi vediamo i piaceri sensoriali, più ne abbiamo, più ne vogliamo. Qual è il limite? Nessuno. Ma la realtà è che tutti i piaceri sensoriali, tutti i beni materiali, nulla di questo riesce a sostenere veramente la felicità. Io ho cercato e non l'ho mai trovato. Se voi trovate qualcosa, per favore, fatemi sapere che cerco anch'io. Ma, per esempio, l'acqua. Se ho sette e bevo l'acqua, ah, è, è piacevole. Ma se continua a berla? Un bicchiere, due bicchieri, tre bicchieri, un litro, sette litri, vado avanti. Riesce a sostenere la sensazione di piacere o no? No? Prima o poi diventa? Sofferenza. Perciò non c'è neanche un piacere sensoriale che più ne ho, meglio sto. Non c'è neanche una cosa materiale che più ho, meglio sto neanche una situazione di potere, di riconoscimento che più ne ho meglio sto per esempio il riconoscimento dell'immagine è una cosa che ci piace ma io per esempio conosco diverse persone che lavorano nel mondo dello spettacolo e così via una delle più grandi sofferenze di tanti artisti, non dico di tutti ma di tanti è che quando finisce il periodo di, di essere più famosi quando smettono di apparire sulla media è una sofferenza che va all'inferno inferno, inferno. Una delle più grosse sofferenze per questi artisti è camminare sulla strada e nessuno sapere chi sono. Per tante persone è una sofferenza enorme, non per tutti, ma per tante persone è una sofferenza enorme. Perciò quello che accade è che il potere, l'immagine, i piaceri, il denaro, cose materiali, non importa quanto ne riusciamo a ottenere, non riesce a sostenere la felicità. Però c'è un punto importante. Tutti noi esseri umani e essere viventi, non importa anche un animale, qualunque essere vivente, ha un'intenzione molto forte, un, una brama, un impulso, che è quello di essere felice e di non soffrire. Quello che tutti noi vogliamo in fondo è essere felice. Perciò c'è una regola di base che è: fai quello che fai, l'importante è che funzioni. Usi la tua vita come meglio ti pare, l'importante è che funzioni, l'importante è che veramente ti porti a uno stato di più gioia, di più felicità, di più soddisfazione. Però dedicare la vita ai beni materiali riesci ad arrivare a questo? No. La stessa cosa è per i piaceri, la stessa cosa è per il potere, l'immagine. Quindi alla fine dei conti, quali sono le uniche cose che più ne ho meglio sto? Più amore? Compassione, pazienza, equilibrio, gioia, saggezza, generosità. Più ne ho, meglio sto. No? Le cose materiali non solo non sono così, ma anche arriva un giorno che dobbiamo mollarle tutte, no? prima o poi si muore, almeno queste qua si pure si portano con noi. Adesso mi sono ricordato prima. Una volta parlavo con un, un signore, un amico, una persona estremamente ricca, che voleva parlare un po' riguardo la morte, un po' così. E la sua grande preoccupazione era: Guarda, ho una vita bellissima, sto bene, aveva già più di 75 all'epoca. Quando ho parlato con lui, è tutto successo nella mia vita, e nelle cose che ho fatto, è tra i dieci uomini più ricchi del Brasile è arrivato a un punto però lui diceva un po scherzando un po dicendo la verità no? arriva il punto che mi ha detto guarda ma che la reincarnazione tu sei stato riconosciuto come la reincarnazione di qualcuno ho detto sì quindi è possibile riconoscere la reincarnazione di una persona ho detto sì e se io facessi un trust in modo che Dessi, incaricassi qualcuno di riconoscere la mia reincarnazione e una percentuale rimane a questa persona che ha riconosciuto e il resto dei soldi vanno alla mia prossima vita. Guarda, sarebbe un bel business, no? Funziona? 10% a me, che riconosco la reincarnazione, apriamo un'agenzia? trasferimento di patrimonio alla prossima vita, no? Eredità dopo, eredità dopo vita, dopo morte, di vita in vita. Facciamo, secondo me sarebbe un ottimo business. 10% più le spese, perché pure andare a trovare l'incarnazione non è mica cose semplice, eh? Sono tutte le spese di viaggio, di cose, eccetera. Perciò mettiamo tutto dentro, sarebbe un bel business. La realtà è che io ho detto io non mi fiderei mai di nessuno su una roba del genere. Non funziona. Ok? Perciò Quello che accade è che le cose materiali anche un giorno finiscono. Per, molto prima che poi, eh? E poi c'è un'altra cosa, le cose invece profonde spirituali come la pazienza, l'equilibrio, la gioia, l'amore, l'equanimità, la soddisfazione, la saggezza. Sono cose che noi portiamo di vita in vita, in quanto esperienze profonde che rimangono dentro di noi. Perciò alla fine dei conti questo è il più importante da coltivare. Perciò quali sono le condizioni necessarie per poter praticare sinceramente un sentiero spirituale, di sviluppare queste nostre qualità? avere il minimo necessario materialmente, che è già pochi hanno, non essere schiavi della sopravvivenza, non essere schiavi del denaro, dei piaceri, e così via. Addirittura una volta in monastero viene un monaco, che non era l'esempio del miglior monaco, eh. viene da me una volta, e in monastero erano più di 4.000 monaci, quindi ci stava pure che qualcuno non è che capisse molto perché era lì, comunque, viene da me una volta e mi disse, scusi, ma c'è una cosa che non capisco, ho detto, dimmi. Perché sei qui? Ho detto, non capisco la tua domanda. Mi ha detto tu sei ricco, intelligente e bello. Che cosa fai in monastero? Io l'ho guardato, ho detto guarda, se tu non lo capisci perché mi fai la domanda è inutile che ti spieghi. Dopo tutti gli anni che sei qui non cerco neanche di spiegarti perché non sarò capice, capace di farlo in questo momento, perché è così ovvio, se tu non l'hai ancora capito è inutile che te lo dica io. Però il fatto è che per tante persone dedicare la vita a un qualcosa di spirituale è una cosa pazzi. Prendere le proprie vacanze e andare a Lago Maggiore, un bellissimo posto, per star chiusi dentro una sala a recitare delle parole in tibetano, a rimanere in silenzio, a meditare, a ricevere degli insegnamenti, uno dice ma siete fuori di testa. Questo perché? Perché uno che vede la vita come l'unica funzione, quella di soldi, uno che è schiavo del denaro, dei piaceri, dell'immagine, eccetera, eccetera, vede questo come una pazzia. Ed è normale che dopo di un po' di tempo che uno comincia a direzionare la vita in questo modo, quando si trova in mezzo alle altre situazioni sente di essere contro la controcorrente no? non, si ad, non si trova più bene in mezzo alle situazioni e questo è normale e meno male che diventiamo strani certe volte perché a me far parte di una normalità sentirmi normale dentro una vita vuota è veramente triste però il fatto qual è? quanto raro è avere le condizioni che noi abbiamo? perché poi si aggiunge ancora Abbiamo il minimo necessario materiale, non dobbiamo vivere solo per sopravvivere, non siamo schiavi, o se siamo un pochettino, almeno la nostra catena è un pochettino più lunga, delle cose materiali e così via. Quanti sono le persone che vorrebbero seguire un sentiero spirituale ma non fanno la minima idea da dove cominciare? Tanti. Quanti sono quelli che vogliono seguire un sentiero spirituale, però vengono guidati in un modo sbagliato? Per esempio, pochi giorni fa c'è stato in India, in Nepal, un giorno religioso, di una festa religiosa, nella quale fanno sacrifici animali come un mezzo per la propria pratica spirituale. Io ritengo questa una cosa spiritualmente sbagliata, moralmente, eticamente, mettiamo come vogliamo, però, dal punto di vista spirituale, non è che, va, non è che per me, uccidendo altri esseri e facendo offerte di questo, mi andrà a fare svilupparmi spiritualmente. È, un, è una cosa sbagliata. Sono decine di milioni di persone che fanno questo. Pochi giorni fa è stato proprio il giorno di fare questo, nel quale anche la persona più povera come minimo deve rompere un uovo. Questo è una cosa che succede in Nepal, succede in India. Quindi quello che voglio dire è che ci sono quelli che vengono guidati in un modo sbagliato. Perciò, avere il minimo necessario, voler seguire un sentiero spirituale, avere lo spazio per questo, trovare qualcuno che ci guidi in un modo corretto e avere la determinazione per seguire questo sentiero è molto raro. Se mettessimo in percentuali, qual è la percentuale delle persone che hanno queste condizioni? 00000001. se molto. Ma che è raro abbiamo capito, ma perché è prezioso? Perché è tramite queste condizioni che noi abbiamo, che se noi mettiamo in pratica, che possiamo praticare il Dharma, possiamo praticare un sentiero spirituale sincero, è tramite questo che si può veramente uscire dal ciclo di sofferenza. Si può star meglio, si può raggiungere uno stato di pace, di gioia, di soddisfazione. Come? eliminando la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, sviluppando più amore, compassione, saggezza e così è possibile. Quindi è un'opportunità che noi abbiamo adesso, estremamente rara ed estremamente preziosa. Okay? Noi è chiaro che dopo di un po' ci abituiamo alle cose, prendiamo per scontato, però basta che apriamo gli occhi e guardiamo un pochettino il mondo intorno a noi. Non siamo fortunati di più, ma molto, 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 molto di più. Okay. Un po' di tempo fa parlavo con degli amici, gli ho detto che si stavano lamentando, parlavo di perché si lamentavano di certe cose superficiali, piccole. Gli ho detto che bello che vi lamentate di queste cose. Sono rimasto un po' connesso, ma perché? Vuol dire che non avete dei veri problemi. Se noi ci mettiamo a guardare i problemi e i livelli di sofferenza che esistono intorno a noi, in questo pianeta, è sconvolgente. Noi non riusciamo neanche a immaginare, veramente. Veramente ci sono delle cose che sono molto... Mo, il peggio è che c'è molto di più di tanta sofferenza che, che di quelle persone che stanno bene. E il fatto che noi facciamo parte di quella parte che sta bene, non è ovvio e non va preso per scontato. È qualcosa di raro e di prezioso, perché non solo facciamo parte della parte che sta bene, ma anche con la consapevolezza e i mezzi per fare questa vita significativa, per sviluppare ciò che veramente ci porti a avere una vita migliore sia adesso che dopo, per noi e per gli altri. Ok? Quando si parla qua nella domanda 19 che dice nella risposta, no? parla di ricchezze e di libertà. La libertà vuol dire avere la possibilità, libertà vuol dire avere il tempo, lo spazio per poter praticare un sentiero spirituale in modo sincero. Okay? Otteniamo questo perché? Perché siamo liberi da una situazione materiale di estrema povertà. Siamo liberi da una situazione in cui dobbiamo vivere solo per sopravvivere, siamo liberi dalla schiavitù dei piaceri, del denaro e così via. Okay. E quindi questo fa, pa, parla della libertà. La ricchezza che cosa vuol dire? Avere il Dharma, avere, essere nati in un periodo dove ci sono gli insegnamenti, aver trovato qualcuno che ci guidi, avere la possibilità, avere la determinazione e lo sforzo nostro di praticare. Sono tante qualità, avere i nostri cinque sensi che funzionano bene, in poche parole è essere liberi da ciò che ci impedisce la pratica spirituale e avere le condizioni necessarie per praticare, cosa che noi abbiamo. E non è ovvio. E non sto scherzando. Non è che sto dicendo queste cose perché quello, quello che va detto nella domanda dice no, anche, ma non è per quello. È perché veramente io ci credo, basta che osserviamo qualunque persona con la mente un pochettino lineare riesce a vederla. Che sono condizioni rare, rare e veramente molto, molto, molto preziose per ognuno di noi. Perciò il punto è che queste condizioni così rare così preziose che ci danno questa possibilità di praticare il Dharma, siamo sicuri di riuscire a riottenere un'altra volta? Fra un po' moriremo. Che certezza abbiamo di avere una rinascita buona? Con le stesse condizioni che abbiamo oggi? Già basta pensare a questa vita: è stato faticoso per tanti di noi trovare un, sen un senso in questa vita. Immagina se rinasciamo in un posto, anche una buona famiglia, anche nel reame umano una buona famiglia, e finché riusciamo a ritrovare qualcosa per il Dharma. Chissà quanto passerà, chissà se sarà possibile. Sarà possibile se noi ci familiarizziamo con questo e creiamo una connessione forte al punto di, di, che il Dharma faccia parte costantemente della nostra vita. A quel punto non c'è da preoccuparsi. Ma il fatto è che tutti noi moriremo, no? Tutti noi arriveremo al momento in cui questo corpo non sosterrà più questa vita. E un po' di tempo fa, l'anno scorso, parlavo con un amico eh, che si chiamava Riccardo Della Rosa. Che è morto qualche mese fa, quindi lo, mi ricordo di dedicare a lui i meriti. E lui era uno dei più importanti direttori di fotografia nel cinema in Brasile, una persona molto una bella persona, è anche venuto qua dal Bagnano una volta. E lui aveva il cancro prima al pancreas, poi al fegato, se non mi sbaglio, al di là di dove, e ha lasciato il corpo pochi mesi fa. Giovane. Parlando con lui un giorno cercavo, ho avuto un insight che era quello di ra raggruppare tutti gli insegnamenti, la pratica del Dharma. Alla fine di tutto, possiamo raggruppare questo in tre punti fondamentali: che sono: dobbiamo prendere cura di questa vita, abbiamo questo corpo, quindi vuol dire prendere cura della salute, vuol dire mantenere bene i rapporti che abbiamo, le responsabilità che abbiamo, devo vivere in un posto, visto che devo vivere da qualche parte, devo pagare le bolette, eccetera, perciò devo lavorare, devo fare quello che è necessario per prendere cura di questa vita. Okay? Ho una vita, devo prendere cura di questa vita. Quindi questo è il primo punto. Questo che cosa vuol dire? Fare al meglio ogni cosa che abbiamo da fare in questa vita. Non vuol dire essere perfetti, perché sì. nessuno di noi è perfetto, ma vuol dire mettere il massimo della nostra energia in ogni cosa che facciamo. Sono qui, faccio il mio meglio. Vado a leggere, faccio il mio meglio. Vado a pulire, faccio il mio meglio. Fare il meglio in ogni cosa che noi facciamo. Questo è molto importante. Non importa quel che sia, sto mettendo acqua in un fiore, sto pulendo un bagno, non importa quel che sia, faccio del miglior modo che riesco. Secondo punto, adesso molto brevemente, eh. Secondo punto, ok abbiamo questa vita, dobbiamo prendere cura di questa vita. Secondo punto dobbiamo fare di questa vita una vita significativa. In che modo possiamo rendere questa vita significativa? Aiutando gli altri e sviluppando. Questo è l'unico modo che io ho trovato. La vita diventa significativa dal momento in cui noi diamo agli altri, condividiamo con gli altri, aiutiamo gli altri. È dal momento in cui sviluppiamo le nostre qualità per avere più pazienza, più equilibrio, più soddisfazione, più pace. In questo modo rendiamo la vita significativa. E qua si apre tutto un mondo eh, per parlare di questo punto. E il terzo punto è che tutti noi dovremo morire. Quindi è prendere cura di questa vita, fare di questa vita una vita significativa. Il terzo punto, prepararsi per la morte. Perché c'è qualcuno qui che non dovrà morire? E non c'è niente di male nella morte, non c'è nessun problema con la morte, veramente. Il problema è passare la vita con una vita vuota, lasciare che la vita finisce e non abbiamo colto questa preziosa occasione che abbiamo. È come se abbiamo tanta fame. Viviamo in un mondo pieno di fame, hanno tutti fame e io ho tanto cibo però non mangio. So di avere il cibo però non mangio. Abbiamo un enorme, diciamo, mondo pieno di sofferenza, abbiamo la possibilità di superare questa sofferenza, di sviluppare le nostre qualità, invece rimaniamo presi dalle stupidate quotidiane. Che questo ha detto, che quell'altro ha fatto, che questa cosa è così, che quell'altra cosa è così, cerchiamo un piacerino di qua, un altro di là. No, come diceva Genlacqua, il mio maestro, se passiamo la vita semplicemente a cercare piaceri, ed evitare la sofferenza, no, facciamo la vita uguale come una mucca. La mucca quando, perché lui faceva l'esempio del in quel momento, no? La mucca quando va a pastare, pascolare, la mucca quando va a pascolare, se c'è un punto dove l'erba è fresca e un punto dove l'erba è um, secca, dove va a mangiare? Eh, così, vuole essere piacere, cerca il piacere. Se fa, se, se fa tanto caldo e c'è un punto dove c'è l'ombra, dove va la mucca? Nell'ombra. Questo cosa vuol dire? Evita la sofferenza. Se noi passiamo la vita solo per evitare la sofferenza e cercare i piaceri, che differenza c'è fra noi e una mucca? Siamo più sofisticati, cerchiamo i piaceri in modi un po' più sofisticati, evitiamo la sofferenza in modo più sofisticato. Poi si aggiunge che noi abbiamo una sofferenza mentale più grande, però quello è un altro discorso. Però quello che succede, che cos'è? Invece noi abbiamo la potenziale di fare di questa vita una vita significativa, di non vivere solo per sopravvivere. Questa è una delle più grosse differenze che esiste fra l'essere umano e gli animali. Gli animali vivono pr praticamente per sopravvivere. Noi come possiamo andare oltre questo e rendere questa vita significativa. Però non sappiamo quando dovremo morire e dobbiamo prepararci per la morte. Prepararsi per la morte vuol dire essere consapevoli della nostra mortalità e rendere questa vita significativa. In pochissime parole sono cinque punti per prepararsi per la morte. Ci sono tanti modi di fare questo, però uno di questi sono cinque punti. Vuol dire relazionarsi positivamente con le cose materiali, quindi vivere le cose materiali come un mezzo e non come un fine. Per dire, possiedo questo bicchiere, ha una funzione per me? Bene, lo tengo. Non ha una funzione, o lo regalo o lo vendo. È inutile che io tenga qualcosa. Se quel qualcosa non ha una funzione, se quel qualcosa non serve a nulla, non dobbiamo possedere solo per possedere, non dobbiamo relazionarci con le cose materiali come un fine in se stesso, ma sicuramente molto brevemente. Perciò relazionarci positivamente con le cose materiali. Secondo punto: vedere questo corpo come un mezzo e non come un fine. E avere un'identità che vada al di là di questo corpo. Okay. Terzo punto, riconoscere che i veleni mentali sono da abbandonare. rabbia, gelosia, invidia, arroganza, eccetera. Quarto punto, avere un obiettivo di vita che trascenda questa vita stessa. Possa io non essere mai separato da uno stato di equanimità, di saggezza, di pace, per esempio. Uh, Sesto quinto punto, familiarizzare noi stessi con la virtù, con ciò che è positivo, con pensieri ed emozioni positive. Questi sono i cinque punti che dobbiamo sviluppare per prepararci per la morte. Se sviluppiamo bene questi cinque punti, possiamo avere la certezza di avere una buona rinascita. In altre parole, prepararsi per la morte cosa vuol dire? Rendere la vita significativa. Non è che dobbiamo avere paura di morire ma tra virgolette dobbiamo aver paura di morire con una vita vuota di sprecare questa opportunità così bella e così preziosa che noi abbiamo quindi è avere la chiarezza, quando si dice realizzare la preziosità di questa vita vuol dire svegliarsi al mattino e dire che bello che ho questa opportunità che bello che sono vivo Papunka carempo ci disse che bello che mi sveglio stamattina e che non sono morto fino a ieri entro ieri e che questa mattina mi posso svegliare e posso rendere la mia vita significativa. Posso praticare il Dharma Mahayana, posso aiutare gli altri, posso sviluppare me stesso. Che bello! Farò di questa vita una vita significativa e come minimo farò, farò della giornata di oggi una giornata significativa. Perché se no, lasciamo sempre per un domani, siamo sempre presi da piccoli problemi, da stupidate di qua e di là e la vita passa. I problemi vengono, se ne vanno, i piaceri vengono, se ne vanno, però noi continuiamo. Perciò alla fine quello che è importante è quello che noi diventiamo più di quello che noi facciamo. Quindi, sulla base di questo, la cosa più folle in tutto ciò è che noi possiamo passare delle ore qui a parlare di questo: dov'è che sentiamo la preziosità della vita? Lo sentiamo nel cuore, nel petto, un po' nella pancia o lo sentiamo nella testa? La realizzazione è nel cuore. Però spesso dov'è che succede? Sono concetti. Ah, la vita è preziosa, sì, però c'è quella minata, quella cosa. Ah, la mia vita, la morte, sì, un giorno chissà, magari morirò, sì, concettualmente morirò. Però... Lo sentiamo così quando un magari uno sta in macchina e quasi avviene un incidente e c'è quell'adrenalina che sorge per un attimo? Dobbiamo come minimo sentire quello quando pensiamo alla nostra mortalità. Però è facile avere questa consapevolezza della nostra mortalità o no? È facile avere questa consapevolezza della preziosità e della rarità di questa vita o no? No. Per questo che dobbiamo ripetere, 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 fare una sorta di lavaggio del cervello positivo. Qui per ciò che si dice meditare, familiarizzare, ripetere a noi stessi tantissime, tantissime volte le cose belle che abbiamo, l'opportunità preziosa che abbiamo, l'importanza di praticare il Dharma finché a un punto che diciamo questa vita è troppo preziosa per buttarla via, ma questa vita vuol dire ogni minuto, ogni istante che vivo e non posso perderli con delle menate stupide che tanto vanno solo a più sofferenza. Arrivare a questa determinazione è una grande realtà ed è, fa parte della base per poter sviluppare altre qualità nel sentiero del Dharma. Okay. Ed è un punto veramente, veramente importante. Dobbiamo riflettere più volte, più volte, più volte, e piano piano ci arriviamo. Uno deve sedersi, riflettere sulla preziosità della vita, riflettere sulla certezza della morte, che è il prossimo punto. La prossima domanda parla dell'impermanenza. Però è veramente avere gioia di questa vita, dire che bella opportunità che ho. Se noi ci fermiamo a pensare, veramente abbiamo un'opportunità che è così preziosa, però la, la cosa più folle è che anche se noi sappiamo il quanto siamo fortunati, non riusciamo a avere la veduta più ampia della nostra fortuna e rimaniamo attaccati a quella piccola cosa che non è come secondo noi dovrebbe essere. Abbiamo tutto un posto bellissimo, c'è una piccola cosa, ci fissiamo su quello. Cosa dovremmo fare? Guardare? Il tutto. Osservare che com'è da un'altra parte, vedere il quanto siamo fortunati. Un cibo sano, buono, magari il gusto non è esattamente come piace a me, mi fa schifo, mi sto a lamentare. Ma siamo consapevoli di aver da mangiare e che è pure sano. Già questa è una ragione di grande gioia. Ok? Ripetere, meditare, perciò familiarizzare su queste cose. Per così se noi riusciamo a sviluppare queste due realizzazioni, gran parte del percorso si è già direzionato. Gran parte è fatto avere la certezza della morte, ma innanzitutto la riconoscere la preziosità di questa vita e la rarità di questa opportunità che abbiamo. Ok. Ci fermiamo oggi qui, domani riprenderemo il testo con le domande più specifiche che riguardano l'impermanenza. Come oggi, lo stesso. Non lo so. Gesù lame raptenci, lo sant'em.

Concio sum getashisho All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.

Buon appetito, grazie, grazie a tutti.